andiamo avanti. Rosana Livolzi ha fatto tappa a Ponte San Pietro, una costruzione incastrata, imponente, incastrata nell'acquedotto romano. 2000 anni però pesano come macigni. Vediamo. Nel mondo ancora parzialmente ignoto dei giganti dell'acqua, ad introdurci una sopravvivenza di antico basolato, quel che resta della strada di servizio agli acquedotti. Il ponte della Mola, o meglio, i resti delle 22 arcate, sono la porta d'ingresso all'isolato Ponte San Pietro, struttura a sostegno dell'Agno Vetus, affondata nelle campagne prenestine. Per raggiungere il più appartato Ponte San Pietro occorre imboccare un sentiero, accompagnati dai resti della struttura idrica avvolta quasi completamente dalla vegetazione. Il primo a presentarsi è il torrente o Fosso della Mola e ci si dimentica di essere a due passi da Roma. Questo è la Valle della Mola, uno dei posti forse più nascosti dove poter trovare tali bellezze. Stiamo proprio sotto il Ponte San Pietro. Era un ponte che serviva l'acqua marcia, uno degli acquedotti che portava l'acqua a Roma durante l'epoca repubblicana e imperiale. Ponte San Pietro è un ponte lungo 90 metri, alto 25, che scavalca il ruscello del Fosso della Mola. È un ponte che ha subito moltissime variazioni e rinforzi durante l'epoca imperiale, perché è un ponte appunto molto alto e quindi rispetto alla struttura originaria ha subito tantissimi rinforzi. Ci sono infatti dei contrafforti, ci sono degli archi che sono stati chiusi per sicurezza, per questioni statiche. 2000 anni di storia e il lavorio della natura nascondono gli antichi blocchi di pietra locale, le radici formano un tutt'uno con i massi calcarei, danneggiano le arcate ma nel contempo lo sostengono, evitano che lo sfarinamento si trasformi in crollo. Soprattutto negli ultimi tempi ha avuto dei danneggiamenti molto gravi, per cui i paramenti esterni di rinforzo su un lato sono completamente franati, ma ancor più di recente anche il paramento superiore, quindi sopra l'arco, si è aperta una breccia, si è aperto un buco che denota la fragilità di questa struttura. Si sta avvicinando molto il tempo in cui rischia di crollare, come è già avvenuto purtroppo col vicino Ponte della Mola. La memoria dell'acqua e del grande ingegno romano si sta sbriciolando come una tela consunta, si sfarina al riparo dell'attenzione mediatica, torna in silenzio alla natura, ma c'è chi non si arrende. Si può iniziare con la messa in sicurezza e, siccome sono appunto una risorsa unica che ha Roma alle sue porte, sicuramente un avvio di un circuito turistico e di conoscenza può a sua volta portare mano a mano le risorse per intervenire su queste situazioni.